Ciao, sono William Visacchi di bloginfissi.it. Oggi voglio parlarti di sicurezza relativa a infissi e vetri. La sicurezza dei vetri è regolata da una norma uscita nel 2014. Prima di questa norma era Far West, praticamente si potevano usare vetri normali in tutte le finestre delle abitazioni, mentre per i luoghi pubblici era comunque previsto un vetro di sicurezza contro gli infortuni. Da maggio 2014 esce la normativa italiana, si scatena il putiferio tra tutti i miei colleghi perché nessuno voleva usare i vetri di sicurezza. Perché? Perché avevano un costo superiore a quelli normali. Cioè, come se la sicurezza per le persone, per le loro famiglie, avesse un prezzo. Purtroppo questa normativa porta con sé delle lacune, hanno dovuto fare dei compromessi perché c'erano appunto tantissimi serramentisti e vetrerie che erano contrari a questa nuova norma. Quindi cosa hanno deciso nella normativa? Hanno deciso che tutti i vetri che sono montati in delle porte finestre, quindi il vetro che da cielo arriva fino a terra, devono avere una sicurezza sia dentro che fuori casa. In quelle invece delle finestre, quindi quelle che partono da un metro dal piano del calpestio, possono avere la sicurezza solo dentro. Questo cosa significa? Che io la mia finestra, quando la apro, divento non in sicurezza perché la parte esterna diventa dentro e quindi sono in una situazione di pericolo per la mia casa. Io sono convinto che se a tutte le persone di questo mondo gli chiedessi: ma tu nella tua casa vuoi stare in sicurezza o vuoi stare in una situazione di pericolo? Tutti risponderebbero che vogliono stare in sicurezza. Purtroppo la maggior parte delle abitazioni, anche quelle con gli infissi nuovi, hanno questo grave problema nelle finestre. Come possiamo risolvere questo problema? Prima di tutto capiamo che cos'è un vetro di sicurezza e ne esistono di due tipi. Il primo è un vetro stratificato. Si può riconoscere da questo plastico, questo è un PVB, è un materiale che tiene unito il vetro, i due vetri sono uniti insieme, in caso di rottura si crea una ragnatela, questa ragnatela tiene bloccati i pezzettini del vetro, un po' come succede nel parabrezza della macchina, e quindi non si crea nessuna situazione di pericolo. La seconda possibilità è un vetro temperato. Un vetro temperato è un vetro monolitico, un vetro normale che viene trattato con un procedimento termico, praticamente viene riscaldato a circa 700 gradi e questo procedimento lo rende praticamente molto più duro rispetto a un vetro normale, ma soprattutto, che ci interessa nel nostro caso, che se io lo rompo, perché il vetro comunque rimane fragile, si creano dei frammenti di vetro che non sono pericolosi alle persone. Sono dei frammenti molto piccoli, non creano nessun tipo di problema. Ecco, secondo il mio sistema, il sistema Visacchi, questo tipo di vetri, che sia temperato o che sia stratificato, devono essere presenti in entrambe le lastre che compongono un vetro doppio o nelle due più interne e esterne che compongono un vetro triplo. In questo caso vediamo un vetro camera dove c'è un plastico sia nel vetro interno sia nel vetro esterno. In questo caso, sia se io rompo il vetro dentro che rompo il vetro fuori, il vetro sarà sempre in sicurezza. Ma allora perché la maggior parte dei rivenditori non utilizza sempre questo tipo di vetro? E principalmente i motivi sono due. Il primo è che la norma ti consente di non farlo e il secondo è una questione economica. Un vetro stratificato e temperato costa naturalmente di più di un vetro normale, però io non credo che la sicurezza per una persona abbia questo costo, che tra l'altro non è nemmeno eccessivo. Discorso normativa, a livello legale questi rivenditori sono tutelati, a livello etico io penso un pochettino meno. Se dovesse succedere qualcosa di grave io non dormirei tranquillo sapendo che potevo fare qualcosa in più. E non mi basta pensare che la legge mi consente, penso la legge giusta, penso con la mia testa, penso che una situazione di pericolo a casa di un mio cliente è meglio che non ci sia. Come puoi riconoscere questi tipi di vetri dentro preventivo? Solitamente sono due numerini tipo 33.1, dove il punto 1 è il plastico che tiene uniti due vetri da 3, oppure 44.1 con un plastico, 44.2, oppure nel caso del temperato può essere ad esempio 4 mm T, che T sta per temperato, oppure è proprio scritto 4 temperato. Questo tipo di descrizione lo devi trovare due volte, quindi sia nel vetro interno che nel vetro esterno, e solo così potrai stare tranquillo. Se vuoi infissi con vetri sicuri, vuoi affidarti al sistema Visacchi, compila il form che troverai qui sotto e ti ricontatterò entro 24 ore. Ciao, al prossimo video.